Ragazzi, ho cambiato camper! Cambiato camper! Ed eccoci la New Florence Camper qua a Comeana. Sono ormai diventati amici più che venditori di camper e quindi loro hanno una grandissima fiducia a me, mi lasciano vedere il camper e quindi ho il piacere di farvi vedere un camper che mi piace. Piccolo, compatto, particolare, mi piace veramente tanto e ve lo voglio far vedere. Visto che sono da Florence Camper, vi faccio vedere che loro fanno anche gli allestimenti interni per i camper. In questo caso è protezione civile. Guardate, c'è un mezzettino, è stato portato un van nudo e crudo, loro fanno l'allestimento. Stesso discorso su questo, quello è un Ducato, questo è un Renault Master. Questo è un altro allestimento che hanno fatto. Mi ha detto persone che danno da toilettare cani, quindi qui dietro è tutto spazio, c'è il letto che scende e possono toilettare i cani con il bagno qua dentro. Quindi hanno anche la possibilità di fare tutti questi tipi di allestimenti e non è male. Guarda, sempre sporco perché lo devono ancora pulire, però tutte le finiture non sono per niente male. Il cliente sceglie le finiture e loro lo fanno su misura. Camper sono concessionaria, però mi ha chiamato perché c'ha le van 2, il K2. Dice vieni a vedere perché è bellino bellino, e è un mese che me l'ha detto e oggi sono qua in zona per lavoro e dopo un mese lo vediamo insieme. Tanto proprio bellino bellino, sistema della strumentazione e anche la telecamera. Wow, veramente una bella visuale, devo dire. Comunque molto carino questo cruscotto, dà più l'idea di auto, è molto più vicino all'auto questo cruscotto fatto così. L'unica cosa che c'è è un po' il volante basso, però vabbè, ci rifacciamo dalla ragione. Ve lo faccio vedere intanto da fuori. Eccolo qua. Elnag Evan K2, il piccolino piccolino piccolino, 5,40 m con la sorpresa perché, ragazzi, entriamo dentro. E cosa c'ha di bello? Ora ve lo faccio vedere. Eccoci qua, grigio campovolo, uno dei nuovi colori che mi piace veramente tanto. Apriamo anche la parte posteriore, così vediamo un po' il dietro. Dietro che si caratterizza che ha un armadio comunque abbastanza grande da questa parte, non per niente male. Ha veramente una bella capacità comunque. E chiaramente qua sotto ci vanno i piedi, quindi non crea ostacoli. Hanno fatto la possibilità di appendere e far passare gli abiti da parte di sotto, dopo ve lo faccio vedere di sopra che si vede molto meglio. Altri due pensili di qua con le solite lucine, ma chiaramente non funzionano perché non c'è le batterie. Letto con le doghe ripiegabili, così si può creare un vano di carico. Solite spazio per due bombole con lo sfiato, sigillato con la guarnizione. Perfetto, li chiudiamo qui. Aiuto. Uno, due. E di qua la combi, posizionata qua giù, wow. Uno spazio sotto per poterci mettere quel che si voglia. Un altro spazzettino là sotto. E quindi qua, dopo le bombole, c'è il serbatoio dell'acqua, che è laggiù in fondo. Bene, andiamo davanti, lascio aperto il dietro così. Davanti rimane classico tutta la parte del muso con questo blocco qui che non si può aprire perché è fisso, ok? È in vetro,
Chiaramente c'è l'oscurante per poterlo oscurare, perché qui tira un caldo veramente esagerato. Come ho già detto l'altra volta, avrei preferito la cappelliera classica, perché ci sarebbe un vano qui di stivaggio veramente importante e purtroppo non c'è. E il tetrasoffietto faccio vedere per ultimo. Qui c'è il bagno, come sono andato giù bene, qui c'è il bagno con il lavandino basculante, quindi carino, e un po' di mobiletti, qua che è. Qui c'è questo, come si apre? Così, tanto mobilettino qui anche per metterci la roba, comunque non è male, con la tendina per la doccia in questo caso, eccola qui. Quello che io noto un po' di problema, che non mi piace più di tanto, è questa cosa qua che vedete, che quando si fa la doccia c'è il water nel mezzo alla doccia, e secondo me è molto molto scomoda questa cosa, però ognuno ha le sue fisime esigenze. Allora, vi dicevo dell'armadio, passiamo di qua, ritorniamo di qua, che si apre, quindi qui ci si può mettere la roba passante, quindi se sono più lunghe. Non so se si può levare anche questa, no, questa non si può levare, però ci si può mettere, sì, no, questo è bloccato, no, non è bloccato, questo sì, si può levare secondo me, penso di sì, ma non voglio fare danni. E qua su c'è l'appendino per poter mettere la roba lunga passante, con questa qui che così può anche passare se uno vuol metterci un cappotto o qualcosa di agganciato, riesce a farlo stare bello lungo. Lucine touch tutte su senza problemi, uno specchiettino. Di qua abbiamo la cucina con porta bottiglie, e qui penso che ci sia uno scorrevole, sì, dove ci si può mettere la roba da mangiare. Non arrivo a toccare di là, perfetto, sono stati attenti a lasciarci un dito di spazio. Ok, qui c'è un bigliettino dove c'è, si vede la serbatoio dell'acqua chiare, solito lavello, e fuochi, due fuochi comunque belli grossi, ampi, che si usano veramente bene. Va, ci siamo qua, un bel pensile, classico pensile che avrei preferito diviso, perché in altezza non si riesce a sfruttare in maniera ottimale. Da quest'altra parte solito pensile, come in tutte le altre versioni. Giù abbiamo il solito tavolo, ok, sdoppiabile, con la prolunga nella parte sotto che si gira. Potete vedere quello che ho fatto del 2XL, che comunque è molto molto simile, quindi vedete tutto. E poi c'è il tettino a soffietto, eccolo qua, veramente veramente molto lungo, sono 2 metri di letto. La testa chiaramente sta di qua, quindi si dorme con i cuscini di qua, e i piedi laggiù in fondo dove è più basso. Questa è una vera e propria stanza che si può usare benissimo senza alcun problema. Ci sono da tutte le parti le finestre con le zanzariere. Ora, eccola qui, si può aprire, ma non apre per non salire su, e c'è la zanzariera, si vede? Si vede che c'è la zanzariera, soprattutto è con la zanzariera, e quindi una volta aperte creano veramente una bella circolazione d'aria, veramente veramente un bel sistema questo qui, bel sistema che si apre con una sicura, e questa è la corda per tirarlo giù. Mamma mia che pistoncini, qui se uno è 40-50 kg non ce la fa tirarlo su, qui ci vuole, cioè io con un braccio non ce la faccio, è veramente veramente molto forte. Bene, ora lo tiro giù, così vedete che comunque pur essendo rigido è semplice da fare, ecco, così si vede, sì. Allora, questo si tira giù e bisogna stare attenti che vada dentro tutto, si tira giù, eccolo qui, deve essere dentro i due teli. Lo fa così, ok, e poi ci sono
i due ganci, la dove mette qui, si gira e si chiude per bloccarlo. Stessa cosa da quest'altra parte, si gira, si chiude. E poi ci sono le sicure. Queste qui sono le cinture di sicurezza per bloccarlo. Una è qui, una è da quest'altra parte. Si mette su. E questa è la fune che si può lasciare su. Di solito si mette, penso, di qua, così sparisce completamente e non crea problemi. Ecco fatto. Si può scegliere anche con la versione che qui ci viene riportato lo blò, quindi qui vedete lo blò 50x70, quindi c'è tutto lo spazio possibile che volete, con tutta la luminosità, e comunque fa anche comodo per lo sfiato dell'aria, per creare una via di uscita dell'aria. Qui ci sono gli agganci per la scaletta, che in questo caso la scaletta, vengo indietro, viene così, che viene così di traverso e appoggia qua giù sotto la scaletta, qui dove c'è l'ingresso. E è un buon sistema per creare dello spazio. Eh sì, devo dire che è un buon sistema da tenere in considerazione, che anche se noi abbassiamo tutto, ci rimane comunque uno spazio di stivaggio, perché ci sarà il materasso, ma sempre con le due tre dita sopra ce l'abbiamo, quindi un plaid, una coperta, i cuscini, forse riusciamo a mantenerli anche qua dentro senza grossi problemi. Infatti si vede che c'è uno spazio, eccolo qua, questo spazio qua, però poi c'è lo scalino chiaramente per metterci il materasso. C'è la scala, fra l'altro, al momento, come vedete, quindi c'è già la scala dentro, che chiaramente è piegata perché è veramente lunga, se no ci sarebbero problemi di come diciamo dove posizionarla, perché molto lunga così sarebbe un problema. Allora, seduto comodamente qua in dinette, vi faccio vedere anche il frigorifero che c'è su questa versione, che è un frigorifero che, vabbè, si è già visto, però particolarità che si apre sia in un verso che nell'altro, e quindi anche se siamo dentro, chiaramente aprendolo così siamo dentro, abbiamo l'accesso dal dentro in maniera confortevole, mentre se siamo già scesi, magari siamo a mangiare fuori, aprendolo di qua si ha veramente un accesso molto più facile dalla parte esterna. Il problema di questa scelta di frigorifero chiaramente è le dimensioni, perché è per forza un frigorifero piccolo, perché non si può mettere sicuramente un frigorifero molto grande, perché qui sotto la cucina lo spazio è limitato. Cosa diversa se fosse nella parte qua dove c'è il portabicchieri, perché lì allora si può veramente mettere un frigorifero molto più grande. E in tante versioni infatti c'è anche il 140 litri, che è un frigorifero di dimensioni generose e ti porta una bella capienza per poterci mettere tutto quello che volete. Ciao. Fatto, cioè si apre in 3 secondi, è una stanza, è uno spettacolo, è veramente, secondo me, una trovata geniale per avere dello spazio in più. È una stanza veramente, penso, già quando magari hai due figli, ora il 5,40 è corto, ma il 6 metri, poi quando vogliono giocare eccetera, apri e li mandi sopra a giocare, hanno una stanza per loro. E poi, volendo, magari qui ci si fa proprio un tappo di chiusura bello tappato, in maniera che non si sentono più e si chiudono là sopra, poi si parte e si viaggia tranquillamente con loro sopra. Scherzo, eh? Chiaramente è uno scherzo. Comunque qui c'è anche, in alcuni casi l'ho visto, un tessuto da mettere come quello che si mette a vetri interno, quello tipo con le ventose, con le clips da agganciare qua, in maniera da poterlo chiudere e sigillare. Ho visto anche in diversi video, non so ora come venga messa, c'è una rete che si può mettere da qua e si aggancia su, penso, a quegli agganci lassù,
per poter tenere i bimbi sopra in sicurezza in maniera che non cadano nel sonno, magari perché rotolano e cadono. La mia bimba rotola continuamente, va a giro per il letto, quindi una rete farebbe molto molto comodo. Se li mandate su chiaramente a dormire, quindi è una bella sicurezza che è bene che ci sia. Veramente, veramente carino. 5,40 m, super compatto. Veramente bello. È una bella scelta.